Come Camera di Commercio non posso esprimere che soddisfazione perché vuol dire che al Marina si sta lavorando bene, perché fondamentalmente ai porti turistici viene assegnato questo riconoscimento in base all'erogazione di servizi, a tutta una serie di appendici che fanno del Marina un approdo assolutamente consono a quegli standard che oggi un mercato così particolare come quello della nautica richiedono. Per cui siamo soddisfatti ed è indubbio che vedere sulla cartina del nostro paese l'unico emblema lì preso in Marina di Pescara, la Camera di Commercio come socio unico di questa società, non può che esprimere soddisfazione e soprattutto in relazione a quelli che sono gli utenti del porto turistico e che vuol dire che avranno una infrastruttura adeguata alle loro esigenze. Comandante, una bella notizia per il Marina di Pescara, per il porto turistico, però per il litorale di Pescara c'è invece qualche problema e nella prossima estate ci saranno probabilmente dei divieti. Ma noi stiamo facendo in modo, stiamo cercando di lavorare, di impegnarci quanto più è possibile affinché tutto questo non accada, che si possa fruire dell'estate nella maniera più sicura e più disponibile per tutti. L'anno scorso, a proposito di struttura del Marina, abbiamo anche cercato di portare uno sportello per gli utenti della Capitaneria nel Marina. Potremmo quindi fare anche in quella postazione uno sportello proprio per rendere maggiormente fruibile, più sicuri e più pronti a dare risposte a coloro che verranno, che transiteranno nel Marina di Pescara.